Ciao a tutti qui alle Cuoghi con una nuova puntata sui vaccini. Sigla! Intanto vi saluto tutti e tutte, grazie per il supporto che mi state dando. Scrivetemi nei commenti sotto, se ne avete voglia, le vostre esperienze. Vi siete vaccinati, avete dei dubbi, avete ancora paura, eccetera, eccetera. Chi segue il mio canale sa già che mi sono vaccinato con la prima dose Pfizer, fortunatamente non ho avuto effetti collaterali. Comunque fatemi sapere, che mi interessa anche sapere un po' come state. Allora, iniziamo subito parlando del vaccino della Novavax. Novavax. Se togli via una va, ha un nome che sembra... Vabbè, lasciamo stare questi pensieri, noi non siamo complottisti. Dicevamo, vaccino della Novavax. La Novavax è un'azienda del Maryland ed è un'azienda biotecnologica. La cosa che fa un po' ridere è che questo sia il vaccino probabilmente meno biotecnologico di tutti quelli che sono usciti finora. Il vero nome del vaccino è NVX-COV2373. Non l'ho letto, fidatevi di me, non è vero, l'ho letto. Comunque, come potevate immaginare. Benissimo. Cos'ha di particolare questo vaccino? Parlano di un'efficacia superiore al 90%, ok? E come vi dicevo, è molto meno biotecnologico degli altri. Prima di raccontarvi come funziona, vi faccio un breve recap dell'effettivo meccanismo dei vaccini più comuni, ok? Avevamo quelli vecchi, diciamo quelli classici, che utilizzavano un patogeno inattivato, ok, o distrutto. Quindi il nostro corpo leggeva i pezzettini del patogeno, li analizzava e diceva, ah, ok, abbiamo questo identikit, bene, andiamo a beccare il patogeno. Ok, questi sono tutti più o meno i vaccini vecchi. Quelli nuovi sono RNA o ADNA. Ok, partiamo dal Pfizer, che ormai è il più famoso e più comune, per chi non se lo ricorda, è una bollicina di grasso che contiene un RNA con le informazioni per far produrre al nostro corpo la sola proteina spike, non tutto il virus intero, la sola proteina spike che è fondamentalmente l'identikit del virus. Altri vaccini come l'AstraZeneca sono a vettore virale, ok? Quindi cosa hanno? Hanno un virus innocuo per l'uomo, nel caso di AstraZeneca è un adenovirus di scimmia, che si attacca alle cellule, al suo interno c'è del DNA che viene sparato dentro alla cellula, preso, da esso viene prodotto dell'RNA che poi va a fare la stessa funzione di quello dello Pfizer, ok? Quindi viene utilizzato per produrre la sola proteina spike. Il vaccino Novavax altro non è che una bollicina di grasso come lo Pfizer che ha sulla propria superficie delle proteine spike. Ok, quindi non vengono più prodotte dal nostro corpo, non c'è più questa cosa terrorizzante che è il DNA o l'RNA messaggero. C'è semplicemente un vaccino costituito da una bollicina di grasso e delle proteine spike su di essa. Sto sudando perché c'è un caldo, ragazzi, oggi che non vi potete immaginare. Allora, come viene prodotto questo vaccino da questa azienda biotecnologica del Maryland? Ve lo racconto perché è divertente. Fondamentalmente il vaccino viene prodotto utilizzando un baculovirus, non baculo, ok? Che è un virus che fondamentalmente infetta gli insetti. Ok, già qua siamo Mothman. Dicevamo, si utilizza questo baculovirus ingegnerizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli hanno modificato il genoma. Perché gli hanno modificato il genoma? Molto semplice, per inserirgli il gene per la proteina spike. Quindi questo virus che colpisce normalmente gli insetti ha al proprio interno un gene in più, che è quello della proteina spike. Oltretutto il gene della proteina spike è stato modificato a sua volta per evitare che questa proteina spike sia pericolosa. Per gli addetti al settore sono state inserite due proline in più all'interno della proteina spike in modo tale che essa sia stabilizzata nella forma di prefusione, quindi fondamentalmente è stabile e inerte, non fa niente, ok? Serve solo da riconoscimento. Ebbene, questo virus viene quindi sparato in una coltura cellulare di cellule di falena. Queste cellule di falena vengono infettate ed iniziano a produrre la proteina spike che esce sulla superficie cellulare. Quindi queste cellule vengono distrutte, la proteina spike viene purificata, cioè separata dai detriti cellulari, e viene assemblata sul carrier, cioè il trasportatore, che altro non è che la bollicina di grasso, che ne può esporre fino a un massimo di 14. Ok? Quindi cosa succede al nostro organismo quando viene iniettato il vaccino della Novavax? Semplicemente queste palline di grasso che espongono la proteina spike entrano in circolo, vengono riconosciute dal nostro organismo
come qualcosa di estraneo, quando l'organismo le cattura, quando le cellule le catturano, queste qua entrano dentro e dicono: ciao, ciao, sono il COVID! Hai visto la proteina spike? L'hai vista? L'organismo dice: oh, è il COVID! Ah, ne abbiamo sentito parlare da fuori, eh? Cioè, abbiamo un botto di stress neuronale che ci arriva a manetta tutti i giorni. Che due palle, adesso ti facciamo il COVID! E lo prendono, analizzano l'unica cosa che possono analizzare, cioè la proteina spike, e da quel momento il nostro sistema immunitario sarà capace di riconoscere il vero COVID che porta la proteina spike, ma che farebbe dei danni. Piccola congettura mentre prendo il sole nel caldo della torrida Maranello ad agosto. Questo vaccino mi sembra molto promettente e mi sembra pubblicizzato bene, non fraintendetemi, per rincuorare e tranquillizzare le persone che hanno paura. Perché? Fondamentalmente si ottiene, come abbiamo visto, da cellule di falena, quindi non sono stati utilizzati feti, come dicevano, cellule umane, eccetera, eccetera, col pericolo. Ok, perché hanno usato le cellule di falena? Probabilmente perché erano brave a produrre la proteina spike dopo l'infezione del baculovirus. Inoltre, è un vaccino che è molto simile come funzionamento a quelli vecchi, perché voi effettivamente avete solo questa nanoparticella di grasso con la cosa da analizzare, che è la proteina spike. Quindi il corpo ci mette anche molto meno, mi sembra leggero e poco invasivo, nonostante io abbia sempre sostenuto la sicurezza e l'efficacia del vaccino Pfizer. Spero di essere stato chiaro, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, supportatemi con un like, un commento, come si fanno queste cose qua. Un saluto dal vostro virologo metallaro.